Ieri pomeriggio al MIC sono state esposte le opere degli studenti del Ballardini, riunite in una mostra dal titolo Connessioni, una fusione tra vecchio e nuovo e tra stampi diversi, con un'esplosione di colori. Siamo qui al MIC per l'inaugurazione di una mostra organizzata dai ragazzi del Ballardini. Lei perché è qui? Dunque, io sono qui per un'antica amicizia con Alessandra Bonoli, che è un'insegnante del Ballardini, dell'Istituto per la Ceramica, che mi ha coinvolto come filosofo appassionato di filosofia per dire due parole attorno a questi pezzi realizzati dagli studenti del Ballardini, che sono il frutto di un'operazione intellettuale abbastanza originale, Ovvero? ovvero quella di coniugare insieme vecchi stampi di proprietà dell'Istituto d'Arte e insieme realizzare forme sconosciute, forme nuove. Quindi, diciamo, dal punto di vista intellettuale c'è una relazione forte fra l'identità e la diversità, fra ciò che è diverso che si unisce per creare ciò che è unico e nuovo. Ci sono molti riferimenti nella filosofia su queste questioni e magari durante la presentazione ne faremo alcune. È molto particolare comunque appunto questa fusione di vecchio e nuovo. Forse dovrebbe essere anche un po' alla base di quello che è la crescita dei ragazzi, cioè prospettarsi verso il nuovo senza dimenticare il vecchio. Assolutamente, questo credo che sia un asse strategico: conservare la tradizione e superare la tradizione conservandola. È un processo dialettico per eccellenza, insomma, e credo che soprattutto dal punto di vista didattico questo serva molto agli studenti per impadronirsi della propria storia e per realizzare cose proiettate verso il futuro. Lei personalmente, come appassionato di filosofia, come giudica il prodotto di questo lavoro? Belli, interessanti, mi piacciono molto anche le colorazioni molto vivaci che indicano, credo, fiducia in questo futuro, no? Che sarà poi in mano a questi ragazzi che sono come dire, la generazione che farà le cose anche per noi. Oggi siamo qui al MIC per l'inaugurazione di questa bellissima mostra di voi ragazzi del Ballardini. Tu sei una dei rappresentanti di questi studenti. Come avete pensato questa mostra? Se ce la puoi un po' descrivere anche. Beh sì, abbiamo preso spunto diciamo dai lavori che erano già stati fatti dall'attuale quarta, terza dell'anno scorso. E diciamo che ci è piaciuta l'idea di unire dei pezzi diversi e farli anche diciamo in misura più grande a quelli precedenti, proprio per la filosofia sì del nuovo e del vecchio, o anche diciamo della femmina, il maschio, insomma trovare un modo di unire cose completamente diverse per creare nuovi oggetti, diciamo. Per quanto riguarda invece la scelta dei colori, molto vivaci, vediamo. Beh sì, effettivamente ci è piaciuto usare proprio questi colori accesi per dare vitalità, freschezza, diciamo qualcosa di molto attivo, diciamo. Come avete fatto a scegliere i due pezzi che poi avete unito? Ecco, quella è stata complicata, abbiamo fatto un sacco di errori perché a volte non si riuscivano a incastrare bene, abbiamo fatto un sacco di disastri, però alla fine dai, abbiamo trovato le combinazioni giuste. Ti è piaciuto questo tipo di progetto? Cosa c'è stato di bello e cosa c'è stato di difficoltoso oltre a far combaciare i pezzi? Beh, se non altro la partecipazione di classe comunque ci ha uniti anche nella discussione magari, però è stato bello lavorare insieme, io ti do una mano, tu mi dai una mano, insomma è un buon lavoro per migliorare anche i rapporti in classe. E invece come pensi che il vecchio e il nuovo ci possa centrare qualcosa con voi studenti? Beh, noi siamo i giovani, quindi dobbiamo fare qualcosa di nuovo, però conoscendo il vecchio, quindi creare sulle basi di quello che gli altri hanno creato prima di noi. Francesca Diletta per Faenza Web TV.